un'altra cosa. Volevo prima salutare mia mamma un attimo. Ciao mamma, sto qua, San Sepolcro, bellissimo. Allora, Afanasy è un'ipotesi di spettacolo che cerca di essere davvero personale, personale nel senso di ogni singolo spettatore, cioè come si fa a fare uno spettacolo in cui non c'è niente da vedere e però farlo con dei materiali nostri, interni, i nostri ricordi, nostre sensazioni che siano contemporaneamente inaccessibili agli altri. È un po' come se uno cercasse di parlare direttamente a ogni singolo spettatore in quanto individuo attraverso un meccanismo che è noto ormai dalla nascita della psicoanalisi, che si chiama libera associazione, cioè pensare liberamente la prima cosa che mi viene in mente, coniglio con cilindrata. Perché ho detto questa cosa? Niente, è la prima che mi è venuta in mente. Se qualcuno attiva questo tipo di meccanismo su dinamiche che riguardano direttamente la persona, può costruire dei brandelli di narrazione che appartengono personalmente a ogni singolo spettatore e lo fanno diventare l'autore dello spettacolo. Probabilmente ho spiegato molto meglio in passato questo meccanismo, però è un po' come se facessimo una cosa del genere, cioè come se ci si avvicinasse lentamente all'obiettivo e dicessimo: sì, tu, proprio tu, stiamo parlando esattamente con te che guardi questo video in questo momento.